Buonasera, buonasera a tutti, carissimi, come va? Eccoci con il caffè serale tutti quanti insieme, che bello che mi scrivete tutto il giorno, sia amici che non. Fortunatamente per me sto scoprendo una Trentola 200 molto più viva di quello che si voglia far pensare. È una Trentola 200 che ha voglia, ha tanta voglia, tantissima voglia di crescere e di condividere con tutti noi. Attraverso i nostri messaggi pubblici, noi capiamo la difficoltà che si può avere nell'esporsi pubblicamente, però questo ci dà forza tantissimo e ci dà la voglia giornaliera di andare sempre avanti. La stanchezza si fa sentire, ma solo chi non corre non si sente stanco. Quindi, come il caso di dire, ho ripreso la bici perché manco a farlo apposta. Un carissimo amico ieri mi ha detto che il cantile con la bici è sempre era diventato un cult. Quindi, il fatto di aver fatto delle dirette a piedi, la cosa non è che ci sono fatto di tanto, comunque scherzo, che sto con la bici perché il paese è veramente grande, l'estensione territoriale, quindi a piedi diventa poi impossibile andare da una zona all'altra. Però adesso io mi trovo in una delle nostre vie principali, che è via Circunvalazione. Come ben vedete, via Circunvalazione è una via che rispetto alle altre, un po' come via 4, è abbastanza, non illuminatissima, ma abbastanza illuminata. Allora, i temi da affrontare oggi sono tanti, e vi ricordo che se volete posso affrontare anche temi diversi da quelli della diretta. Nella nostra diretta live è consentito porre domande, quesiti, capire quali sono le nostre idee su tutti gli argomenti. Partiamo da dove ci siamo lasciati ieri. Ieri ci siamo lasciati dalle attività, dalle attività commerciali, dagli artigiani, dalla zona VIP. Ieri abbiamo fatto oggi cronaca di Caserta, avevamo con noi sulla filiera, che riteniamo sia opportuno sia per le fiere e le manifestazioni, che consentono comunque di porci all'interno di un contesto più ampio per la vendita della nostra merce. E l'amministrazione comunale deve fare questo, deve porre le basi affinché le attività presenti sul territorio possano esprimersi al meglio. Devo sviluppare meglio il concetto dello sportello marketing. Ve lo spiego adesso in maniera più specifica, in modo tale che capiamo di che cosa stiamo parlando. Quando dico valorizzazione dei prodotti, valorizzazione della, non è che il comune diventa ad un certo punto una società di marketing o di social media marketing. Noi riteniamo che possiamo mettere a disposizione delle aziende coloro che sono. Ciao! Che bella la questione di saluto che è stata. Ormai sanno che a quest'ora siamo qui a fare la diretta, e che è una cosa bellissima. Allora, mettiamo a disposizione delle aziende delle conoscenze, e quindi attraverso un evento settimanale o mensile, poi vediamo anche in base alle disponibilità, un evento mensile dove gli operatori del settore, in convenzione con il comune, danno dei consigli alle aziende presenti sul territorio come aumentare la loro visibilità e la loro conoscibilità. Logicamente queste aziende potranno poi successivamente scegliere o di affidarsi a uno di queste uno di questi operatori del settore, quindi usufruire della partnership che si ha con il comune, o altrimenti prendere solo il feedback che gli arriva e valutare se la loro attività imprenditoriale sta andando secondo quando oggi sono le leggi di mercato, perché anche questo, cioè creare le condizioni affinché
anche chi non ha tante possibilità, poter avere quelle conoscenze per come gira oggi il mercato. E nella zona VIP, allora, aspetta, le aziende, voglio prendere il messaggio di Orlando. Allora, vediamo un po' le aziende, però devono evolversi con i siti internet, altrimenti l'e-commerce non ha senso. Appunto, Orlando, come ho detto, no? Cioè, l'evoluzione chi è che te la dà? Te la danno gli esperti del settore. E quindi abbiamo un po' risposto alla tua domanda, proprio con il servizio che vogliamo offrire, cioè mettere a disposizione delle aziende chi opera nel settore e chi può far capire come il fatturato di un'azienda possa crescere. È importante questo, anche perché a volte si ha solo una visione circoscritta di quelle che possono essere le opportunità che dà internet e tutto il mercato che sta attraverso la vendita online. Zona VIP, noi siamo stati, io e il consigliere Catuogno, in diverse aziende che ci hanno aperto le porte, anzi, abbiamo visto che c'era proprio la necessità da parte di queste aziende di parlare con noi. Ed è stata una cosa bellissima, ragazzi. È dal 2011 che sono stati lasciati a loro stessi, sono 9 anni, 9 anni che sono lasciati a loro stessi, e ci hanno esplicitato che la mancanza di comunicazione tra aziende, che adesso ci andiamo nella zona VIP, vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. La mancanza di comunicazione tra l'azienda e l'ente comune ha portato, come non si sente? Si sente, ragazzi? Si sente? Si sente? Sì, si sente. Mi sto dicendo, la mancanza di comunicazione ha portato a una perdita complessiva di posti di lavoro per il comune di Rientro Ducente, che si aggira intorno ai 250-300 posti di lavoro non dati al. No, grazie Alessandro. Sì, si sente bene, ottimo. Parliamo più di 300 posti di lavoro non dati o non messi a disposizione delle fiere di Rientro Ducente. E questo lo dicono gli imprenditori che sono nella zona più. Certamente non lo dico io. Certamente non stavo io ad amministrare questo comune in quegli anni. Quindi non è che possiamo prenderci responsabilità che non abbiamo, ma sia ben chiaro. Noi ci vogliamo porre nella condizione di dire: abbiamo una zona industriale che va valorizzata, grazie Sonia, e abbiamo una zona industriale che va valorizzata, va coccolata, perché non tutti i comuni hanno la zona industriale. E questa valorizzazione deve consentirci di far crescere la nostra economia, perché così si fa crescere l'economia. L'ente comune non è che può sostituirsi all'imprenditore. L'ente deve mettere nelle condizioni gli imprenditori di potersi evolvere, quindi avere strutture idonee di sicurezza innanzitutto, perché quando siamo andati lì, Daniele, come potrai ben ricordare, è la sicurezza che è stata messa come primo punto. Sicurezza, perché noi oggi non stiamo al sicuro né al centro né nella zona periferica. Sicurezza. E poi un'altra cosa, voi lo sapete? Sapete che non c'è il gas metano? Una zona industriale non dotata di gas metano. Qualcuno penserà che io sono un pazzo, dice, ma che cosa sta dicendo Cantini? Vi giuro, ragazzi, non c'è il gas metano. Antonio, buonasera. Se riuscirai ad arrivare al tuo. Fatti sentire per roghi tossici. Io sto cercando il miracolo. Allora, sui roghi tossici, ragazzi, sui roghi tossici ne possiamo parlare da qui all'infinito. Fin quando non verranno installate nelle zone periferiche dei comuni di Trentola, Giugiano, Parete, Lusciano, Villa Literno, Castel Volturno, questi sono i paesi maggiormente a rischio da questa parte, dove in sinergia con la conferenza dei servizi, come l'ho detto sin dal primo giorno, c'è la necessità di installazione
delle telecamere di videosorveglianza, altrimenti ci ripetiamo sempre le stesse cose. E se ci ripetiamo sempre le stesse cose, poi non è che andiamo avanti. I luoghi tossici, la sensibilizzazione, cupo, tutto quello, cioè non serve a nulla, perché le persone per bene non appiccano i fuochi, non appiccano i fuochi. State sicuri che molti di noi che siamo persone per bene, ecco ragazzi, questa è la zona VIP di Trentola 200, ve la porto a vedere, vedete un po', la zona industriale bellissima, un fiore all'occhiello, che è ridotto in questo stato, vi faccio vedere, tutti possono entrare, non c'è una telecamera se non quella dei singoli proprietari, eccoli qua, i singoli proprietari, tu puoi passeggiare liberamente, pensate, è una zona industriale che tu vai liberamente senza alcun controllo. E poi chi viene a investire a Trento? Voi ci investireste? Non lo so, io ci penserei sempre più volte prima di investirci. Altro fattore importante, adesso vado proprio nel buio assoluto, cioè qui possono anche ammazzare qualcuno, non si vede nulla, nulla, è il nulla cosmico, cioè vi rendete conto? Il nulla, cioè questa è la nostra zona industriale, giusto per capirci, altrimenti possiamo sembrare per pazzi. Allora, stavamo parlando di come sia importante amministrare bene, bene. E per i luoghi tossici la soluzione è stato da tanti anni a provarci, e ve l'ho detto, io la mia idea è quella dell'interazione tra comuni, altrimenti non si fa nulla. E non parliamo di sensibilizzazione, qua ci vuole gente che deve andare in galera, in galera. Ragazzi, in galera, se non vanno in galera questi, e col cavolo che poi riescono a capire. 30 anni, cioè al pari di un omicidio devono pigliare, al pari di un omicidio, perché è quello che stanno facendo, ci stanno ammazzando, ma non da oggi, sono 20 anni che ci stanno ammazzando. Non si muore più di vecchiaia dalle nostre parti, però non facciamo demagogia su questo perché la campagna elettorale è su altro. Allora, una cosa importante per gli amici che amano i cani, ciao Michele, volevo ringraziarti per l'opportuna risposta sull'altra diretta, per dire che in realtà ho scoperto qual è la difficoltà che abbiamo sui cani randagi a Trentola 200, che poi quando mi viene segnalato un problema sono abituato ad occuparmene e quindi a capire realmente quale possa essere la giusta soluzione. E in realtà la difficoltà che ha l'ASL di togliere i cani randagi e quindi portarli nel canile è la difficoltà di acchiapparli, cioè non hanno attualmente le risorse necessarie per prendere i cani proprio dalla strada, proprio fisicamente, e portarli in canile. Cioè, quindi sarebbero quelle cose che tendono a far addormentare gli animali, le freccette, quelle là che si fanno addormentare per poi portarli nei canili al sicuro. Ok, quello, gli mancava questo, ne parlavo stamattina con i vigili urbani, i quali mi hanno prontamente detto che quando sulla questione dei cani randagi, uno dei problemi principali che riscontra l'ASL è questo. E quindi adesso iniziamo realmente a capire il perché accadono delle cose, perché ce ne occupiamo, perché io prima non lo sapevo manco questa questione dei cani randagi. Oggi lo sappiamo e sappiamo anche qual è la soluzione, perché dire solo quali sono i problemi non è da noi. Noi troviamo le soluzioni ai problemi, altrimenti che ci candidiamo a fare? Direci che questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. È come dire, i politici sono sempre gli stessi, i politici sono sempre gli stessi, i politici sono sempre gli stessi. E oggi vi abbiamo dato la soluzione. Votate moderati per Trentola 200, così i politici non sono sempre gli stessi. Così poi non vi lamentate sempre, come sulla tastiera, sempre con le stesse cose. Iniziate ad essere anche voi artefici del vostro destino, che è importante. Oggi è casa di una signora, una cosa bellissima. Quindi torniamo alla discussione iniziale, il perché uno si cambia, no? Il perché
senti parte di questo territorio e lo senti nelle tue vene. Mi ha raccontato un aneddoto di quando io ero piccolo, cioè, mio fratello era piccolo e io ero appena nato, e mio fratello fu salvato da questa stessa signora che cadde, lui cadde in una buca e questa signora lo afferrò con i capelli. E lei raccontava questo aneddoto come se fosse stato ieri, mentre stiamo parlando più di 30 anni fa. E lì capisci quanto è importante, quanto è veramente importante far parte di un... Ciao, 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 come sei? Quanto è bello far parte di un qualcosa che ti appartiene. Cioè, dentro la 200 ci appartiene, è la nostra terra. E non permetteremo più a voi di deportarlo. Non lo permetteremo più. Questo paese dal 22 di settembre avrà un'amministrazione completamente nuova, moderati per 30 da 200, Cantile sindaco. Ragazzi, crediamoci, è molto meno difficile di quando si passa la parchetta. In cabina ci siete solo voi, la penna, la matita nel caso di specie e il foglio dove votare, punto, non c'è più nessuno. Non è che vi stanno lì a controllare se votate oppure no. Ciao Carmine, carissimo, ragazzi, ma qualche domanda? Non mi fate parlare solo a me, non fate parlare solo a me, qualche domanda? Facciamoci qualche domanda, fatemi qualche domanda anche un po' più scomoda, perché no? Perché quello è il bello del live, quello è il bello della diretta. Dicevo, crediamoci, chi è occupato con qualcuno che è candidato al Consiglio Comunale, che è un fratello, un cugino, uno zio, a Trento esiste anche la possibilità di poter votare il proprio sindaco. Voti, metti la X sul nome del candidato sindaco e poi voti sul simbolo della scheda del candidato tuo amico, il tuo parente, il tuo zio, il tuo cugino, chi è comunque questo sia, potete votare il vostro consigliere comunale. Questa è la cosa bella del voto disgiunto. Fermo restando che noi abbiamo la necessità di migliorare questo paese. È la necessità di tutti, non è solo la mia. Adesso sto via larga, Carmine. Sto via larga, un po' di illuminazione c'è, devo stare attento che qualche macchina mi faccia il servizio come sempre. Ciao Raffaele, carissimo. Bene ragazzi, anche per stasera il nostro appuntamento volge al termine. Abbiamo parlato delle attività commerciali, della nostra zona PIP, abbiamo parlato della questione che mi fu posta in merito alla questione dei cani randagi, alla questione dei roghi tossici. Non strumentalizziamo problemi più importanti per la campagna elettorale. Io sono del parere che le persone sono intelligenti. Se le voto disgiunto, sì, Lucia, se le voto disgiunto, che significa? Che nella scheda elettorale che tu avrai, avrai la possibilità di votare sia il consigliere che tu preferisci che il sindaco che preferisci. Cosa vuol dire? Che sul simbolo dove il tuo consigliere è candidato metterai una X sul simbolo e il nome del consigliere che tu hai scelto e poi con il sindaco potrai votare il sindaco che preferisci. Vogliamo? Vogliamo cambiare questo? Grazie, Vince. Grazie mille. Sì, ragazzi. Buonasera. Ciao. Ah, dai. C'è la questione della diretta al suo spettacolo. Allora, la questione del disgiunto, come dicevo. Allora, voi troverete tre nomi già scritti, che sono Michela Picella, Michele Sciocia e Antonio Cantile. Tu puoi votare con la X sul nome il tuo sindaco. Quindi scegli tra Antonio Cantile, Michele Sciocia o Michela Picella. Io ti dico voto Antonio Cantile. Poi al tempo stesso puoi scegliere.
che è collegato alla lista del tuo sindaco, o votare un consigliere collegato ad altro sindaco. Quindi che cosa fai? Metti la X sul simbolo dove il consigliere è candidato e scrivi il suo nome. Quindi in quel modo il voto andrà, vi faccio capire meglio allora, in quel modo il voto andrà sia al consigliere che avete scelto che al sindaco che avete scelto. Vi faccio un esempio. Allora, questa qua è la scheda. Ok? Come vedete, ci sono tre sindaci. Allora, metti la X su Antonio Cantile e poi, se scegli di non dare il voto a un candidato della lista Moderati, puoi dare un voto a qualsiasi altra lista. Metti l'X sulla lista e scrivi il nome del candidato al quale sei più affezionato. Ragazzi, il voto disgiunto nasce proprio per questo. Tu puoi decidere chi amministrerà il tuo paese. Questo è tutto. Ragazzi, vi devo lasciare tutti. È sempre bello stare la sera con voi, ma ci sono delle persone che aspettano per la propaganda elettorale. E è stato bello. Spero continuerà anche nei prossimi giorni, anche nelle prossime settimane. Significa che saremo ancora in corsa e tutto questo sarà solo grazie a voi. Solo grazie a voi. Vi saluto tutti. Un abbraccio. Ciao ragazzi. Vota Antonio Cantile, sindaco. Vota Moderati per Trento la 200. Anzi, crediamoci tutti. Dobbiamo far passare la voce che oggi esiste la possibilità di migliorare e rinnovare la classe politica a Trento la 200. Un abbraccio, ciao ragazzi!